Annuncio che il 9 di maggio anche la città di Pescara, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza potranno avere in utilizzo il taser, che è uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza, uno strumento di deterrenza fondamentale per garantire la sicurezza e l'incolumità agli agenti delle forze di polizia e quindi uno strumento ulteriore per poter garantire sicurezza ai cittadini. Ha detto oggi a Pescara il sottosegretario di Stato all'interno Nicola Molteni, partecipando insieme al vice capo della polizia Maria Luisa Pellizzari ad un convegno organizzato da FSP Polizia di Stato e ospitato dall'Aurum. Si tratta di un'arma a impulsi elettrici che garantisce più sicurezza e maggiori garanzie nella gestione delle situazioni critiche, hanno evidenziato sia il sottosegretario Molteni che il prefetto Pellizzari dinanzi alle numerose autorità civili e militari abruzzesi presenti all'evento. È stato prodotto un manuale di uso in modo che tutto il territorio ne abbia un utilizzo uniforme. Voi sapete che questo è uno strumento interforze, cioè viene usato sia dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza e la formazione è uguale per tutti. Cosa risponde a chi dice che invece è uno strumento di tortura? Che non è assolutamente vero, chi lo dice fa demagogia, fa propaganda, sono i detrattori non tanto del TASE ma i detrattori delle forze di polizia. Io sto con le forze di polizia, ringrazio i sindacati, in questo caso FSP Polizia, Walter Mazzetti, perché anche grazie al lavoro importante da parte dei sindacati oggi noi arriviamo a dotare le forze di polizia e non i cittadini ovviamente di questo strumento, che ripeto non è uno strumento letale, non è uno strumento di offesa ma di sicurezza e di garanzia per gli uomini e le donne in divisa.